Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Mi rendo conto che vestita di bianco posso sembrare un'apparizione, ma non sono un fantasma di me stessa, sono proprio io. Nel tutorial di oggi andremo a vedere come fare questi orecchini. Vediamo, il fondo bianco si vedono abbastanza bene, sì. Sono orecchini fatti con delle perle Swarovski, in particolare delle Bicono classiche, una perla in centro che non ho idea di come si chiami, da circa 8 mm, e delle conterie. Come sempre, e come vi assicuro sempre, sono semplicissimi da fare, e se volete scoprire come, seguite il tutorial. Iniziamo questo tutorial. Oggi farò in modo da non dover fare il voice over del video, perché mi porta via un sacco di tempo nell'editing, quindi speriamo che il cane del vicino non si metta ad abbaiare, nessuno mi chiami e insomma sia una giornata tranquilla. Perché mi serve per questi orecchini è una perla Swarovski tipo questa, non ho idea del nome. La mia è color vinaccia, ma ovviamente voi potete fare dei colori abbinabili che preferite. Questa ha la dimensione di 8 mm, 8-9 mm, comunque non arriva al centimetro. Poi un po' di conterie, queste sono tinta e matite, sono 6 Bicono. In questo caso i miei sono color vinaccia, non si nota molto, questo è più o meno il colore abbastanza reale, e 6 Bicono di color, queste sono rosa. Prendiamo un filo super sottile, credo sia da 0,3, comunque riesce a passare due volte nelle conterie, quindi fate i vostri calcoli, perché ho perso il pezzetto di carta che mi diceva quanto, di che dimensione era il filo. Insomma, cominciamo con una conteria da mettere in fondo, ovviamente a metà. Inseriamo la prima perla su tutti e due i fili, la prima perla tinta cipria. Inseriamo un'altra conteria su tutti e due i fili. Bene. Dividiamo i due fili e inseriamo una perla cipria a sinistra e una perla cipria a destra. Ora inseriamo una conteria per filo. Prendiamo un Bicono di quelli più scuri, lo mettiamo a destra e lo incrociamo col filo di sinistra, così tiriamo. E lo facciamo arrivare in fondo. Eccoci qua. Ora, come sempre, una conteria che spazia, una a destra e una a sinistra. Un Bicono scuro a destra, uno a sinistra. E una conteria che spazia a destra e a sinistra. A questo punto andiamo ad aggiungere la perla centrale, che è questa qui. La mettiamo a sinistra, incrociamo a destra. E nel frattempo torniamo a prendere la conteria che c'è qui sotto, la portiamo su e la incastriamo sul filo che stiamo tirando. Ecco qua, facciamo così anche per l'altra dall'altra parte.
Fate attenzione a tenere sempre i fili abbastanza in tensione. Eccoci qua. Ora, dobbiamo fare lo stesso nella parte di sopra, ma proprio identico. Quindi, una perla vinaccia a sinistra, una a destra, una conteria a destra, una a sinistra e una perla vinaccia di nuovo al centro incrociando tutti e due. E abbiamo fatto la stessa cosa che sotto, praticamente identica. E adesso dobbiamo fare la parte con le perle più chiare. Quindi, una conteria a sinistra, una a destra, una perla a destra, una perla a sinistra. Le uniamo i due capi, mettiamo una conteria in centro ed eccoci qua. Ora mettiamo un'altra perla di quelle più chiare e una conteria. Ed ecco qui la nostra base fatta. Diamo un giro ai due fili. Con la pinza tonda creiamo un occhiello. E rigiriamo i fili alla base dell'occhiello. Perché essendo un filo sottile è meglio assicurarlo così, in modo che non perda la forma. Naturalmente aggiungete la monachella dello stesso colore del vostro filo. Ed ecco qua. Il video è finito. Se vi è piaciuto, mettete mi piace. Se volete, iscrivetevi al mio canale. E se avete qualche commento, qualche dubbio, scrivetemi qui sotto. Ciao, al prossimo video!